Ciao a tutti, oggi ci troviamo in un posto magnifico. Siamo alle 5 torri, a 5-6 km circa dal Passo Falzarego, un po' sopra Cortina. Abbiamo davanti a noi la Sofana di Rose, bellissima, e oggi vogliamo andare a fare un giro a Rifugio Scoiattoli, che si trova in un posto magnifico. Abbiamo già fatto questo giro d'estate un paio di volte, se volete c'è il link in descrizione qui sopra. Però d'inverno non ci siamo mai venuti. Ecco, stiamo percorrendo il sentiero 439. Mi sembra che sia bello, soprattutto abbiamo messo i rampolcini, portato con noi le trappole. Per il momento arriviamo fino al rifugio Scoiattoli, poi vediamo com'è. Non avendolo mai fatto durante il periodo invernale, non conosco proprio come possa essere. Però il panorama è notevole, direi, no? Che dici? Va bene, dai, dai che partiamo. Ciao, ciao. Pochi metri dal parcheggio, lasciamo la strada e andiamo avanti per il sentiero 439. Rifugio Scoiattoli si può raggiungere anche con gli impianti e facendo sicuramente meno fatica, ma noi temerari continuiamo di qua. Siamo alzati di 150 metri, questa notte ha nevicato e il sentiero sì, c'è un po' di neve, ma comunque dai, si cammina lo stesso anche senza ciaspole. Bellissimo comunque il panorama. Amici del canale, guardate che spettacolo! A un'ora dalla partenza e siamo qui nella nostra solitudine. Da qui si vede tutto: Croda di Lago, l'Antelao, il Sorapis, bellissimo. Dai, che continuiamo. Amici del canale, primo obiettivo raggiunto, ecco il rifugio 5 torri, là sopra c'è la Varao, Nuvolao, guardate che meraviglia. E adesso ci apprestiamo ad andare al rifugio Scoiattoli. Ci abbiamo messo 1 ora e 20 ad arrivare fino qua con la neve. Dai, adesso proseguiamo qui sulla destra e andiamo al rifugio Scoiattoli. Ciao ciao! Tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can we just say its name? Instead of running away, jumping the gun to play it safe.
Verau, glacier di Giulio Verau. Che direi, no? Che dici? Bellissimo, soprattutto perché adesso, come al solito, andiamo a mangiare e bere, perché lì è rifugio. con la scusa degli sciatori che arrivano direttamente lì con la funivia aperta. Dai. Guess that's what I get for leaning into the best friend. Now I've got one more accent. Adesso mi c'è il canale dopo aver mangiato, torniamo dalla stessa parte. Ragazze, anche oggi il nostro trekking è finito, ci abbiamo messo 4 ore con la pausa, 3 ore e un quarto, 500 metri di dislivello circa. Beh, è un giro bellissimo questo, è forse uno dei miei preferiti, anzi sicuramente. È un giro alla portata di tutti, anche con la neve, e il sentiero è battuto bene, vabbè, si sprofonda ogni tanto, al limite se avete le ciaspole portatevi le ciaspole se volete farlo. Il rifugio Scoiattoli è aperto fino al 7 aprile, ci hanno detto, perciò ci sono ancora 2 settimane di tempo, poi resterà chiuso fino alla metà di giugno. Ecco, posto. Siamo tornati alla base e vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ecco, o no? Sì, e vi ricordo che se vi è piaciuto il video di mettere un bel like, un pollice in su, e inoltre se vi è piaciuto il trekking vi chiedo di registrarvi al canale in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti da Domenico e Luciana.